Salve, benvenuti in questo nuovo video tutorial dove parleremo di tutto quello che si può fare con un Android da 8 pollici e collegato a tutti i servizi del nostro ufficio che abbiamo visto fino adesso in tutti gli altri video tutorial. L'Android di cui stiamo parlando è un Mediacom 875S2 gentilmente fornitoci da Datamatic S.p.A. e dove tutte le sue caratteristiche le potete vedere tranquillamente sul sito web www.mediacomeurope.it. L'oggetto è molto interessante perché, essendo dotato di un processore molto veloce, può tranquillamente soppiantare il nostro notebook e, collegandolo direttamente a tutti i servizi, come ho detto precedentemente, del nostro ufficio, possiamo avere tutti i dati sotto controllo. Quindi in questo caso, in questo video tutorial, vedremo come collegare il nostro Android alla posta elettronica, alla rubrica condivisa. Possiamo vedere come collegarlo all'agenda, quindi in questo caso inserire anche un appuntamento sull'Android, lo vedremo tranquillamente sul nostro Zimbra. Cosa molto importante che vedremo è come collegare il nostro Android al WebDAV, alla famosa valigetta di Zimbra, dove in questo esempio vedremo come fare delle foto e scaricarle direttamente sulla nostra valigetta. Pensate a tutto quello che può succedere quando state fuori casa, fuori ufficio. Avete qualcosa che volete velocemente immortalare? Con questo sistema la potrete mandare direttamente sul proprio Zimbra e il giorno dopo trovarvi sulla vostra scrivania direttamente l'immagine. Abbiamo anche collegato l'Android attraverso l'uso di Zoiber al proprio centralino interno. Quindi, mentre state lavorando, vi arriva la telefonata, potete rispondere tranquillamente. E non per ultimo, e non meno importante, abbiamo collegato tramite un normale software RDP il nostro Android alla nostra postazione Windows 7 virtuale. Quindi, nel caso in cui non vi dovesse bastare il sistema operativo Android, potrete tranquillamente collegarvi in RDP a Windows 7, dove è probabile che voi abbiate dei programmi solo per Windows 7. Datamatic ci ha fornito un altro articolo molto interessante, grazie, che è questa custodia dotata di tastiera, che è molto utile perché consente un'emissione veloce di dati molto più fluida. Quindi tutti i testi chiaramente scritti tramite il pannello LCD non molto velocemente saranno velocizzati con l'utilizzo di questa tastiera. Buona missione! Iniziamo subito a configurare l'account di Zimbra partendo dalla configurazione delle email. Accendiamo il nostro Android, quindi apparirà il loghetto di Mediacom e subito dopo qualche secondo, saremo catapultati sulla richiesta della password per l'accesso direttamente sullo screen. Inseriamo la password. Chiaramente vi ricordo sempre di non usare delle password semplici. Andiamo a cliccare su email per procedere alla configurazione. Inseriamo l'indirizzo email, che in questo caso è beable@beable.it. E la password, che in questo caso è stata oscurata. Ripeto, l'utilizzo della tastiera presente all'interno della cover è di una comodità inaudita. Facciamo configurazione manuale, clicchiamo sul tipo di account, che in questo caso è di tipo Exchange perché abbiamo installato ZExtra Suite all'interno della nostra Zimbra. In dominio dobbiamo mettere il /beable, la password e il server, l'indirizzo IP interno. Utilizziamo la connessione sicura.
e accettiamo tutti i certificati SSL. Andiamo avanti. Andiamo nuovamente avanti. Il tuo account è stato importato. Andando di nuovo su avanti, verremo catapultati direttamente su tutte le nostre email presenti su Zimbra. Quindi, nello stesso istante, le avremo sia su Zimbra che sul nostro Android. Chiaramente, in questo caso sono state oscurate. Per quanto riguarda i contatti, è chiaro che con la configurazione dell'account di tipo Exchange vengono sincronizzati anche i contatti oltre che l'agenda. Quindi, qualora dovessimo andare a creare una nuova mail, andando a inserire nel campo A, vedremo tutti i contatti precedentemente salvati su Zimbra e presenti chiaramente nell'agenda di Zimbra. Quindi, in questo caso, facciamo un'email di test. Andando su invia verrà spedita tranquillamente al contatto memorizzato su Zimbra, come possiamo vedere in questo caso. Eccolo là. Perfetto. Come ho detto precedentemente, possiamo anche sincronizzare il calendario. Quindi andando su calendario avremo tutti gli impegni presenti su Zimbra. Qualora dovessimo inserirne uno nuovo, un nuovo evento, andiamo a inserire un qualsiasi evento di testa. Andiamo a selezionare chiaramente l'agenda, più che altro il calendario relativo a Zimbra, che in questo caso fa parte, è collegato all'utenza bebol@bebol.it. Scriviamo test appuntamento, chiaramente definiamo l'orario di inizio e l'orario di fine, andiamo avanti e vedremo subito che sarà presente all'interno dell'agenda. Ed è chiaro che una volta inserito nel nostro Android verrà sincronizzato automaticamente su Zimbra. Un software molto interessante che consente il collegamento alla valigetta di Zimbra è WebDAV Navigator Lite. Quindi procediamo con l'installazione. Andiamo in Google Play e andiamo nel campo ricerca a inserire WebDAV. Quindi clicchiamo su WebDAV Navigator Lite, procediamo con l'installazione, accetta e scarica. Ora, dopo averlo aperto, dobbiamo procedere con la configurazione. Andiamo prima di tutto ad accettare tutti i certificati. E poi successivamente a creare un nuovo account. Andiamo a dare un nome, valigetta Zimbra. Scusate per la mancanza di chiarezza dei caratteri, ma non abbiamo potuto fare screen recording perché il dispositivo non era rootato in gergo. Andiamo quindi a scrivere nome, valigetta Zimbra, server URL HTTP. PS due punti slash slash, chiaramente l'indirizzo del nostro server che è 192.168.0.160. Slash dav slash info slash briefcase e poi successivamente a definire il nome utente e la password che in questo caso è info. Volutamente abbiamo utilizzato un utente differente da quello visto precedentemente per poter collegare la valigetta, ma l'avremmo chiaramente potuta utilizzare anche con l'utente Beeble e non con l'utente Info.
Ok, la nostra valigetta Zimbra si è collegata al server. Andando a cliccarci dentro, vedremo tutti i file contenuti all'interno della valigetta Zimbra. E quindi, aprendone uno logo, avremo direttamente la visualizzazione a video. Ma la caratteristica fondamentale di questo software è la possibilità di scattare delle foto e direttamente stoccarle, memorizzarle all'interno della nostra valigetta. Pensate un po', come ho detto all'inizio della spiegazione, pensate un po', state fuori ufficio, cliccate una foto e velocemente la ponete all'interno della vostra valigetta, utilizzando anche eventualmente il collegamento GPRS qualora l'Android fosse con questo tipo di collegamento e si collegasse ad internet con il GPRS. Chiaramente la foto uploadata la possiamo direttamente vedere. Successivamente andiamo a installare Zoiper per il collegamento al nostro centralino telefonico. Quindi, avendo precedentemente inserito in asterisk un interno, andiamo subito in Google Play a installare Zoiper. Nel campo ricerca inseriamo Zoiper, che è un client sia SIP che IAX per asterisk, molto molto valido. Clicchiamo su Zoiper IAX SIP and IAX, installiamolo, accettiamo e scarichiamo. Ora è stata già la sta installando ed è pronta ad essere configurata ed usata. Ci appare chiaramente come un enorme telefono touchscreen. Andiamo a configurare la nostra utenza, quindi per collegarla al nostro centralino asterisk, clicchiamo su Accounts, andiamo a cliccare su un'utenza di tipo SIP e andiamo a definire chiaramente, prima di tutto, il nome dell'account, che è un nome identificativo. In questo caso poniamo il 252. Successivamente andiamo a inserire l'indirizzo IP del nostro centralino asterisk, non raggiungibile dall'esterno, chiaramente, perché tutte le porte sono state chiuse. Ok, andiamo a inserire la username e la password legata a quella utenza. Chiaramente è stata solo creata un'utenza di test, infatti la password è Beable, molto molto semplice. Vi dico e vi consiglio di non creare delle utenze con password poco complesse perché potrebbero chiaramente essere usate da terzi. Ora dobbiamo solo aspettare che il nostro client si colleghi, si è già collegato e lo andiamo ad aprire. Quindi apriamo Zoiper, vediamo che si è collegato e proviamo a fare un po' di chiamate. Chiamiamo dal nostro Zoiper un nostro interno, vediamo che subito squilla. Pronto? Ora proviamo a fare un altro test. Ciao. Perfetto, quindi chiamate tra interni funzionano. Ora proviamo ad effettuare una chiamata esterna. Nico? Ti sento, ti sento, ti sento. Ciao.
Perfetto, abbiamo provato ad effettuare una chiamata dall'esterno mentre stavamo lavorando e funziona. Ora procediamo con l'installazione di un RDP client. Per poter usare eventualmente una appliance virtuale all'interno della quale è stata installata Windows 7, anche dal nostro Android. Andiamo sempre su Google Play e definiamo RDP. Remote RDP Lite, lo installiamo, accetta e scarica. Ok. Andiamo a configurare un host. Chiaramente mettiamo l'indirizzo IP della nostra macchina dove è stato installato Windows 7, che come ho detto precedentemente potrebbe essere anche virtuale, quindi qualora installassimo un Windows 7 come macchina virtuale potremmo accedervi tranquillamente dal nostro Android, quindi 192.168.0, ad esempio 195 come nel nostro caso, e andiamo a inserire l'utenza come un'utenza e quindi lo user è una password. Anche qui chiaramente è stata creata un'utenza fittizia per questo test. Altra cosa molto importante è andare a definire le impostazioni dello schermo, dove converrebbe sempre mettere l'ultima impostazione disponibile, Fit Device, che significa riempi tutto lo schermo del nostro Android. Andiamo a definire la tastiera che deve essere italiana. Ok, andiamo a definirla e adesso siamo pronti a utilizzare il nostro Windows 7 all'interno del nostro Android, con tutti chiaramente i software installati all'interno della VM. Quindi andiamo a cliccare sulla macchina disponibile e saremo catapultati direttamente nel nostro desktop, dove possiamo tranquillamente aprire il nostro OpenOffice o qualsiasi software installato e usarlo tranquillamente. Eccolo qui, possiamo creare tranquillamente un documento di testo, memorizzarlo, spedirlo e via dicendo. Arrivederci al prossimo video tutorial e non dimenticatevi di registrarvi sul nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle novità.